8 giugno del 2010, il giornalista britannico Christopher Hitchens si è svegliato nella sua camera d'albergo con un forte senso di malessere. Allarmato, ha subito chiamato un'ambulanza. Non lo immaginava, ma da quel momento la sua vita sarebbe cambiata per sempre. Quel giorno Hitchens ha scoperto di essere malato o, come ha scritto lui stesso, è stato gentilmente deportato dal paese dei sani oltre il desolato confine della terra della malattia. Non sono qui per raccontarvi la storia di Hitchens. Lui stesso, nei 18 mesi che gli sono restati da vivere, ha descritto la sua malattia in una lunga serie di articoli onesti e senza filtri. Da lui però voglio prendere in prestito quella definizione che ho appena citato, che mi ha colpito molto e che mi sembra particolarmente calzante, quella di terra della malattia. La malattia è come una specie di luogo inospitale in cui le persone non andrebbero mai di loro spontanea volontà. Un luogo in cui bisogna familiarizzare con nuove abitudini, nuovi problemi, addirittura nuove parole. Un luogo in cui, però, non è escluso di poter trovare delle perle lungo la strada. Solidarietà, amicizia, nuove priorità. Questo viaggio nella terra della malattia, chiamiamolo così, l'ho in qualche modo già fatto nella prima stagione di questo podcast. In quel caso la mia guida era stata Eleonora. Se avete ascoltato quelle puntate, sono sicura che vi ricordiate di lei. Eleonora aveva un cancro e ha condiviso con me, con tutti noi, la sua esperienza con una generosità a tratti stupefacente. Non esiste un modo semplice per dirlo. Eleonora è mancata a maggio 2023. A lei, alla sua memoria e alla sua splendida famiglia voglio dedicare un pensiero di vicinanza. Sono sicura che i riflessi della luce che Eleonora emanava illumineranno sempre tutti coloro che l'hanno conosciuta. Con le cose che mi ha insegnato lei, bene in mente, sono pronta a partire per questo nuovo viaggio. Sono Carolina Di Domenico e questa è la seconda stagione di La strada davanti a sé, un podcast di Cora Media promosso da Gilead Sciences con il supporto di Onward. Ci sono viaggi che è bello fare da soli, guardando il paesaggio fuori dal finestrino, magari con della bella musica negli auricolari. E poi ci sono viaggi che hanno senso solo se vengono fatti in compagnia. Ecco, in questo caso specifico io non ho bisogno semplicemente di qualche compagno di avventura. Ho bisogno di una guida, anzi di più guide. E ne ho trovate addirittura tre. E mi sento in ottime mani. Lascio a loro le presentazioni. Io sono Franca, ho 58 anni. Attualmente sono, tra virgolette, pensionata anticipata. Lavoravo come assistente odontoiatrica preventivista in una segreteria di odontoiatria. Aggiungo una cosa su Franca, ha la passione del tiro a segno e poco dopo questa intervista si è classificata per i campionati italiani ed è stata l'unica donna. Ma andiamo avanti. Sono Gabriella, sono nata a Tricase, ho 36 anni, vivo con mia moglie Miriam e con la mia cagnolina Kaia. Lavoro in una panetteria da... adesso non lavoro più, però ho lavorato per un bel po' di anni. Sono Enrico Candelori, ho 39 anni e di professione faccio l'odontotecnico. Attualmente non lavoro perché, diciamo, almeno i primi 3-4 anni di terapie non mi hanno permesso di riprendere a lavorare. Ci sto comunque lavorando, ma nel frattempo mi sono attrezzato un po' con i social e faccio il tester di robot aspirapolvere. E sono un gamer. Non sono qui per parlare della malattia di Franca, Gabrielle ed Enrico. O meglio, ne parleremo, ma non della malattia in sé. Piuttosto di come loro hanno vissuto questa esperienza come persone. Ecco, a questo proposito, prima di partire, voglio fare un piccolo inventario delle cose che voglio portare con me in questo viaggio e di quelle che invece voglio lasciare a casa. Sicuramente non voglio portare con me i luoghi comuni, le metafore da guerrieri, l'esasperazione del dolore. D'altra parte, però, in questa valigia, bella impegnativa, devo dire, ci metto la voglia di ascoltare, quella di condividere, la volontà di parlare in maniera aperta anche delle cose dolorose. E soprattutto ci metto una consapevolezza, che non sarò io a decidere la strada, perché qui io sono solo un ospite. E allora lascio che siano le mie guide a tracciare il percorso di questo viaggio, cominciando da Enrico, che mi ha spiegato perché è così importante condividere le proprie esperienze. È importante perché solitamente ci si vergogna sempre di parlare delle proprie malattie, invece sono informazioni utili.
perché spesso chi purtroppo improvvisamente si ritrova davanti a questi problemi non ha conoscenze e esperienze, almeno nel mio caso è stato così, sia per quanto riguarda le malattie che per quanto riguarda le terapie o le nuove terapie. Quindi comunque informazione è sempre importante, purtroppo queste sono malattie che esistono e quindi è bene che se ne parli anche raccontando le storie di chi ci è passato per far capire un po' a tutti come sono e come vengono affrontate da ognuno di noi. Detto ciò, adesso è il momento di partire. Per prima cosa ho chiesto a Franca, Gabriella ed Enrico di iniziare proprio dalla tappa numero uno, ovvero dal momento della diagnosi, l'istante in cui, come Hitchens, hanno varcato il confine della terra della malattia. Inizio da Gabriella. Allora, io non ho avuto subito una diagnosi, è stato un po' graduale. Era 4 anni fa, era ad agosto. Cominciavo a sentirmi male, avevo sempre tachicardia, a volte svenivo. Poi, col passare del tempo, cercavo di andare dai medici, dal medico di famiglia, chiedevo come dovevo fare. Mi ha detto tante cose, che avevo i tendini infiammati, laringite, un sacco di cose. Però, insomma, il malessere non passava mai. Siccome in panetteria ho sempre fatto le notti, cominciavo a pensare che era il lavoro che mi faceva stancare tanto. Gabriella aveva dei dolori a una spalla, che diventavano sempre più forti e le impedivano anche di dormire. Dalle visite, però, non emergeva nulla di anomalo, tanto che si era quasi convinta che si trattasse di un problema di tipo mentale e non fisico. Quindi ho cominciato a pensare che era una cosa psicologica, per forza di cose. Ho pensato, vabbè, psicologico, forse più penso che mi fa male, più penso che non respiro, più continuo ad avere queste cose. Finché poi siamo ritornate in pronto soccorso perché il dolore era insopportabile. A quel punto i medici hanno consigliato a Gabriella di fare una risonanza. Lei l'ha prenotata subito e quando ha avuto i risultati è stato chiaro che qualcosa non andava. Mi hanno fatto la risonanza e subito hanno chiamato Miriam, i parenti. Miriam è mia moglie. C'era anche mia sorella. E la dottoressa che ha fatto la risonanza ha detto: secondo me dovreste farla ricoverare perché al centro del petto c'è una massa di 13 centimetri. Quando abbiamo avuto la diagnosi, mia moglie ha avuto subito una reazione forte. Ha avuto le lacrime agli occhi, gli occhi si sono fatti rossi rossi. Io ridevo. Credo che ridevo perché non ero pazza. Avevo qualcosa e non mi importava cos'era. Avevano trovato cos'era. Quindi probabilmente c'era anche rimedio. Voglio approfittare della storia di Gabriella per citare una questione culturale che, come spesso accade, finisce per penalizzare le donne. Viene chiamata con un nome inglese, Gender Pain Gap, che poi non è altro che la disparità di genere in campo medico. In pratica è la dannosissima abitudine di sottovalutare il dolore delle donne. È un fenomeno reale, misurato. Come viene spiegato nell'articolo Disparità di genere in ambito medico, scritto da Alessandra Vescio e pubblicato da Valigia Blu, le donne vengono percepite spesso come esagerate quando manifestano il loro dolore. E questo può avere conseguenze gravi sulla loro salute, perché le cure che ricevono potrebbero non essere adeguate. Se ascoltate i podcast anche in inglese, ce n'è uno potentissimo che ne parla. L'ha prodotto il New York Times e si chiama The Retrievals. Non è mio compito ovviamente stabilire se Gabriella abbia vissuto o meno questa discriminazione, ma dobbiamo essere consapevoli che questo fenomeno esiste per combattere i pregiudizi interiorizzati. Ma adesso passiamo a Franca. Come forse avrete capito già dalla sua voce bella squillante, Franca è una donna piena di energia, di amici, di passioni, ha un marito, un figlio, adora andare al poligono di tiro e ha un cane a cui vuole molto bene. Anche lei naturalmente ricorda perfettamente il momento della diagnosi. Lascio raccontare a lei. Allora, quella giornata me la ricordo benissimo, penso che ognuno di noi, comunque uno che passa queste cose, se le ricorda molto bene, ed era il 19 settembre 2018, e che era un giovedì,
Ecco, perché ero in studio che lavoravo, io avevo questo fastidio, perché non era un dolore, era un fastidio alla gola che, parlando spesso, mi sentivo come avessi un qualcosa che mi impediva della lingua che grattava e mi dava un fastidio, ecco, non era dolore. Sono andata dal mio medico di base, quale mi ha visto e mi ha detto molto ovviamente è un ascesso retrotonsillare. Il medico di Franca non ha fatto allarmismi, ma giustamente ha mandato Franca a fare tutti i controlli del caso. All'ospedale è iniziata una girandola di esami, aspirazione, biopsia, ecografia al collo, un'indagine scrupolosa, in piena regola. E in effetti c'era qualcosa che non andava. Il venerdì successivo sono entrata, ho fatto l'ecografia, sono andata a prendermi l'esito della biopsia che mi aveva fatto dalla sera alla mattina, perché è stato così proprio dalla sera alla mattina, ad avere un tumore. Ecco, questo linfoma non Hodgkin a grandi cellule B. Io in quel momento lì non riuscivo più a parlare. Non avevo più la voce che usciva dalla gola. Ho guardato mio marito appoggiato alla porta, ho visto la sua espressione proprio sbiancato. In quel momento lì io non sapevo più, cioè, a me succede una cosa del genere. Nella prima stagione di questa serie avevamo intervistato la dottoressa Gabriella Pravettoni, psiconcologa. Ci aveva spiegato che le reazioni davanti a una diagnosi di questo tipo sono spesso di incredulità, come è successo a Franca. Viene naturale chiedersi perché proprio a me? Credo che sia una domanda che verrebbe spontanea a chiunque. La dottoressa aveva però aggiunto che dovremmo piuttosto chiederci perché non a me quando stiamo bene. Il senso, credo, è che non esistono vere risposte a queste domande. Poi certo, non tutti reagiscono allo stesso modo. Non so se anche Enrico si sia posto queste domande, ma so che per un certo periodo, dopo la diagnosi, si è sentito come dentro una bolla. Ecco la sua storia. È successo che praticamente dopo un paio di mesi che non stavo molto bene, ho deciso di andare dal medico. Ho preso l'appuntamento col medico un lunedì mattina del giugno del 2018 e proprio quel lunedì, mentre mi alzavo per prepararmi, mi sono sentito male. Ho sentito come un crack, non ha fatto rumore, però l'impressione era proprio quella del crack. E mi sono subito rimesso a letto e ho chiamato i miei. E i miei sono venuti, hanno visto che stavo in condizioni abbastanza critiche, hanno chiamato l'ambulanza. L'ambulanza mi ha portato in ospedale, lì sul momento mi hanno fatto un TAC e hanno visto che avevo una rottura spontanea della milza. Quindi ero arrivato in ospedale con la milza rotta e un'emorragia interna. Mi hanno operato d'urgenza, mi hanno fatto la splenectomia per togliermi la milza e poi, analizzando naturalmente il sangue, hanno scoperto questa malattia. Quindi io l'ho scoperta qualche giorno dopo, quando mi sono risvegliato, i medici mi hanno più o meno detto cosa avevo. Poi da lì mi hanno portato a Pescara per iniziare le chemio e dopo qualche giorno che ho iniziato la chemio ho parlato col primario, che mi ha spiegato bene qual era la mia malattia, leucemia linfoblastica acuta, cosa comportava sia come cure sia come possibilità di sopravvivenza. E l'impatto è stato forte, veramente forte. Non so, stranamente in quel momento non ho pianto, non mi sentivo neanche preoccupato, nel senso mi ero messo tipo in una bolla, io ascoltavo, però era come se non capissi quello che stesse dicendo. Poi diciamo la comprensione di quello che mi era stato detto l'ho sviluppata i giorni seguenti piano piano. Non posso immaginare cosa significhi ricevere una notizia di questo tipo. Anzi, posso immaginarlo, ma non posso comprenderlo fino in fondo. Allo stesso modo, però, mi chiedo anche cosa significhi stare dall'altra parte del tavolo, ovvero essere la persona che dà una notizia di questo tipo a un paziente o a una paziente, insomma essere il medico. Quando sul lavoro qualcosa mi mette un po' d'ansia, penso sempre, Carolina, stai calma, non devi salvare vite. Loro invece le vite umane le salvano davvero. Ho fatto qualche domanda alla dottoressa Prassede Salutari, ematologa responsabile dell'ambulatorio leucemie acute e mielodisplasie all'ospedale Spirito Santo di Pescara. A lei ho chiesto di cosa hanno bisogno, prima di tutto, i pazienti che si trovano in una situazione di vulnerabilità così grande. Secondo me la cosa di cui hanno bisogno, che i nostri pazienti chiedono di più, è il tempo. Il tempo che noi passiamo con loro, il tempo da dedicargli per spiegargli i percorsi che devono fare, le cose che devono affrontare, le complicanze che capitano,
tempo per capire anche che sono loro oltre la malattia, quindi le singole persone, se sono giovani, adulti, anziani, nonni, genitori, figli. Insomma, è il tempo quello che ci richiedono. Poi il tempo sta a noi, a loro, utilizzarlo nel modo migliore. Però è una cosa che secondo me è fondamentale. So che il percorso di studi in medicina è molto lungo e complesso, ma mi chiedo, c'è qualcuno che ti insegna anche il modo giusto di parlare con i pazienti, di comunicare delle notizie così difficili? La nostra università non prevede questo tipo di preparazione e quindi spesso ci sono dei corsi che quale la ASL o il dipartimento ci fa partecipare, ma in realtà è sempre affidato alla singola iniziativa e alle singole capacità. Qualcuno di noi si trincera dietro termini tecnici, per cui si finisce col fare delle comunicazioni, per carità, esatte, precise, puntuali, con tanto di numero, di percentuali, che però appaiono un po' fredde e distaccate. E quindi sicuramente ognuno di noi ci mette del proprio, per quello che è la capacità di entrare in empatia con il paziente, di avvicinarsi, di essere in qualche modo partecipi a questo momento dolorosissimo. Noi nel nostro dipartimento siamo abituati a fare questi colloqui all'inizio, quindi quando abbiamo il quadro completo della diagnosi, in genere ci facciamo accompagnare da una figura ben precisa che è la psicologa del reparto, che fornisce supporto a noi e supporto al paziente, soprattutto li segue, li prende in carico dall'inizio, dal momento della diagnosi, e poi li segue per tutto il percorso. Adesso torno alla metafora della malattia come viaggio, come approdo ad un paese sconosciuto. Vedo che questa metafora si ritrova in qualche modo anche nei racconti del dopo diagnosi. Cioè, sapere di avere il cancro è, immagino, emotivamente devastante. Ma non c'è tempo per stare fermi, immobili, a guardare il soffitto. La quotidianità non si ferma nemmeno di fronte a una notizia di questo tipo. E allora ecco che, come quando si parte, bisogna sbrigare una serie di incombenze, avvisare gli amici, prendere delle pause dal lavoro, pensare alla logistica, trovare un posto che ci faccia sentire al sicuro, con persone che ci ispirino fiducia. Stare bene diventa la priorità e tanti aspetti della vita precedente vengono messi in stand-by. Sì, si mette tutto in pausa. Perché la priorità è vivere. Io personalmente sono stata molto molto male per il fatto che non potevo lavorare. Però dall'altra parte, nel mio lavoro, ho trovato un'altra famiglia e loro sono sempre stati accanto a me, con una chiamata, con una visita, ci sono stati sempre. E quindi per me era difficile non andare al lavoro e lasciare tutto così in sospeso, però nello stesso tempo ero contenta che loro stessero con me. Cioè, avere anche pochi amici, ma buoni accanto, ci sta. Anche Franca ha trovato conforto negli altri. Al lavoro ne ho parlato chiaramente, insomma, ecco che il mio percorso che dovrò fare, per cui di essere assente dal lavoro, e anche nello mio sport, perché in quel periodo cominciavano anche delle gare, per cui mi avevo allenata tutta la stagione per poter fare queste gare e ho dovuto smettere. La prima cosa che sono andata a dirlo al presidente, a Mario, e lui mi ha abbracciata proprio, piangeva, cioè, e anche gli altri amici. Ho sempre avuto un conforto tantissimo degli amici, ad esempio, sempre vicini. Enrico, che pure ha un'attitudine assolutamente positiva e anche un po' caciarona, ha un approccio con l'amicizia un po' diverso. Per quanto riguarda gli amici è più una cosa personale. Almeno nei periodi in cui ero ricoverato li sentivo telefonicamente o con le app di messaggistica, però io sono una persona che quando sta male gli piace stare da sola. Quindi non li facevo venire in ospedale anche perché mi dispiaceva che mi vedessero in quello stato lì. C'è da dire però che non è sempre facile stare vicini ad un amico o a un'amica nel modo giusto. Ho chiesto a Franca se ha dei suggerimenti da dare agli amici di una persona che sta male. Cioè, qual è il modo giusto di comportarsi? Se qualcuno ha un amico che sta attraversando un periodo del genere, state vicino. Cioè, se non volete chiamarlo, perché tanti magari non chiamano perché hanno paura di sapere magari chissà cosa dice, cosa non dice, se piange, non piange, faccio bene. Mandate un messaggio.
mandate un messaggio e chiedete se potete chiamare, se potete sentirvi, se potete, se invece tante volte non hai voglia di parlare, però magari leggendo il messaggio sai che c'è quella persona che ti ha pensato. E credi a me che fa bene. Ho fatto la stessa domanda ad Enrico. Ma guarda, tu pensa che io sono il tipo che con gli amici attualmente sulle sue condizioni e sulla sua aspettativa di vita ci scherza. Io ci faccio le battute. Io tipo faccio un abbonamento a Netflix e gli dico, bah, speriamo che riesco a arrivare a fine abbonamento. Per farti un esempio, quindi io sono la persona a cui puoi dire tutto. Non lo so, io penso che la cosa, il fatto che comunque il malato non vuole sentirsi, secondo me, diverso, io penso che comunque più che dire qualcosa sia importante ascoltare. E che cosa è meglio evitare invece? Ecco, fare le battute brutte che io mi faccio da solo, quelle cose lì. Però no, io penso sia più importante ascoltare uno che ha questi problemi, sentire il suo racconto, quello che ha da dire, quello che pensa, fare un po' lo psicologo, ecco. Quando si riceve una notizia del genere, immagino che la testa si riempia di domande, che ci sia soprattutto bisogno di informazioni, di indicazioni chiare. Si è appena arrivati in un paese ignoto, non si conoscono le coordinate, non si ha idea di come ci si debba muovere. Cosa vorremmo sentirci dire dopo una notizia del genere? Io penso che vorrei sentirmi rassicurata, ma vorrei anche chiarezza. E il medico di Franca si è comportato proprio in questo modo. A un certo punto è stato molto gentile questo medico. Mi ha fissato l'appuntamento con l'ematologa, molto gentile, molto giovane anche lei, e mi ha detto, signora, lei dovrà essere sottoposta a delle chemio molto forti. Perderà i capelli, però non dalla prima alla seconda chemio, sarà verso la terza chemio che perderà i capelli e vedrà che comunque non sarà sola. Vorrei soffermarmi su questa semplice frase. Vedrà che non sarà sola, detta da un medico. Ecco, io credo che sia davvero molto importante, perché non significa semplicemente che avremo compagnia, ma che con noi ci saranno persone che sanno cosa fare, preparate ad affrontare la situazione. Persone che conoscono la terra della malattia e che ci aiuteranno a non perderci nelle strade sconosciute che dovremo percorrere. E poi dietro quel non essere sola c'è anche un altro aspetto della malattia, un aspetto di cui vorrei parlare, quello della famiglia. Qui con famiglia non intendo necessariamente i parenti, ma anche le persone che ci siamo scelte, quelle che vogliamo accanto a noi, quindi anche gli amici. Michela Murgia l'avrebbe chiamata la famiglia queer. Insomma, quando la malattia entra nella vita di una persona, ad ammalarsi non è solo quella persona, ma è un'intera famiglia. Me l'ha insegnato Eleonora nella prima stagione di questo podcast. Nel caso di Gabriella, la persona che le è stata più vicino è sicuramente la moglie Miriam. Quando ne parla, le vengono proprio gli occhi a forma di cuore. Chi ha fatto tutto, completamente tutto, è stata mia moglie. Lei ha visto davvero come io fossi veramente durante la malattia. E nessuno sa, perché fuori io ero la guerriera, la roccia. Gabriella è combattente, sicuramente ce la farà. Che bello, ridi sempre, stai sempre allegra. Però poi tornavo a casa e mia moglie sa quanta paura avevo di morire. Mia moglie sa quanto era difficile svegliarsi la mattina e andare a fare le chemie. Mia moglie sa tutto quello che ho nascosto agli altri. Non sono solo gli ammalati ad aver bisogno di supporto, quindi, ma anche le persone a loro vicine. Ho chiesto a Gabriella, Franca ed Enrico quanto sia utile in questi casi avere un supporto psicologico per sé e per i propri cari. È molto utile avere un supporto psicologico. Io, mentre stavo in ematologia, ho sempre chiesto di poter parlare con la psicologa del reparto e l'hanno sempre fatta venire e ci ho parlato tanto, perché poi durante la mia malattia molte chemio io l'ho fatta ricoverata, quindi Miriam la vedevo poco. Per i caregiver è diverso, i supporti psicologici dei caregiver sono la mamma, il papà, la sorella, qualche volta l'amica che si fa sentire. Quindi sarebbe molto, molto importante avere un supporto psicologico, sì, per il paziente, perché c'è bisogno, però il paziente sa che sta lottando per la sua vita
sa che sta facendo la chemio, sa cosa prova, sa a cosa va incontro. Invece i caregiver vedono che stai male e tante volte non sanno cosa fare, hanno paura di perderti, perché fondamentalmente sono anche più, non lo so, più lucidi. Cioè, io da paziente ho un obiettivo, arrivare alla guarigione. Invece il caregiver o mia moglie ha paura di perdermi, ha paura che qualcosa va storto, ha paura che la chemio non funziona, ha paura che mi raffreddo e non posso fare la terza chemio perché la devo saltare. Diciamo che pensano a molte più cose loro. Ognuno è fatto a modo suo, naturalmente. Ad esempio Enrico non ha sentito la necessità di un supporto psicologico. Secondo Franca, invece, è una cosa fondamentale. Il suo consiglio sarebbe questo. Di essere appoggiati proprio, non facoltativo ma obbligatorio, un psicologo proprio a livello di paziente e familiare. Perché anche il familiare, a casa io vedevo mio marito, ok, turbato, che non sapeva neanche cosa, cioè era inefficiente in qualsiasi cosa che potevo chiedere. Lui voleva farmi passare il dolore, però non aveva gli strumenti, non sapeva come muoversi, non sapeva neanche che cosa fare. A forza di usare la metafora del viaggio, mi è venuto in mente uno schema che viene usato da migliaia di anni, anche inconsapevolmente, per costruire le storie. È il cosiddetto viaggio dell'eroe. Si parte da un protagonista, l'eroe, che vive una vita normale, tranquilla, finché succede qualcosa che sconvolge tutto. All'improvviso niente più è come prima. Se ci pensate, molti film, racconti, serie TV che amiamo seguono un po' tutti questo schema. L'eroe prima si dispera, poi reagisce e comincia il suo viaggio, deciso a sistemare le cose. Lungo la strada troverà vari ostacoli, ma anche delle figure amiche. Non so, pensate a Pinocchio, ad esempio, che può contare sulla fata turchina, o al Re Leone, dove Simba viene aiutato da Timone e Pumba. Alla fine, dopo averne passate di tutti i colori, l'eroe giunge alla fine del suo percorso. Ma non sempre le cose tornano esattamente uguali a prima, anzi quasi mai. L'eroe è cresciuto e il mondo intorno a lui è cambiato. Ecco, i protagonisti della nostra storia, di tante storie, sono così. Persone normali il cui mondo è stato stravolto da un giorno all'altro. Loro non avevano nessuna voglia, ma non hanno avuto altra scelta che mettersi in viaggio. E in quel viaggio hanno scoperto di avere doti che non sapevano di possedere. Ecco, io non sono convinta che le difficoltà facciano per forza crescere e non amo le frasi del tipo «ne usciremo migliori» e cose del genere. Ma sono sicura che affrontare questo viaggio in un modo o nell'altro abbia fatto trovare a tante persone e ai loro parenti e agli amici delle energie inaspettate. Energie che hanno creato connessioni e hanno rinforzato quelle che già esistevano, rendendoci più vicini, più uniti, più umani. La strada davanti a sé è una serie podcast di Cora Media, promossa da Gilead Sciences con il supporto di Onward. Scritta da Ilaria Orru e raccontata da me, Carolina Di Domenico. La cura editoriale è di Sara Pomo. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. Il producer è Marco Paltrinieri. Il fonico di studio è Lucrezia Marcelli. I fonici di presa diretta sono Marco Campana, Carlo De Nuzzo e Nico Belisari Di Pietro. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.